Sabato 18 febbraio, ore 20:45, Pala Alpi Tour di Torino, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, Germani Brescia. Queste le coordinate di un weekend di passione per il basket biancorosso che tenta l'assalto a quel trofeo che con Repescia al timone si sfiorò 2 anni fa. Dopo la vittoria con Varese è una vigilia di semifinale di Coppa Italia vissuta all'insegna della determinazione ma soprattutto della positività da tutto l'ambiente biancorosso, come conferma da Torino il presidente del consorzio Pesaro Basket Franco Arceci. E però siamo tutti fiduciosi perché dopo la partita dell'altro ieri abbiamo visto che la squadra sa giocare alla grande, con grinta, con carattere, con coesione, per cui rimaniamo tutti ottimisti. Pesaro è arrivata quarta al momento di definizione delle Final Eight di Coppa Italia e quarta è rimasta al momento della partenza della kermesse torinese. Ora con Brescia si prova ad alzare ulteriormente questa asticella e a scardinare nuove gerarchie. Io credo di poter dire che questa è la miglior Carpegna Prosciutto dell'ultimo decennio, la miglior VL dell'ultimo decennio. Però dobbiamo guardare una partita alla volta, lo dice anche Coach Repeda, una partita alla volta. Noi abbiamo tanta voglia qui a Torino di fare bene, di regalare ai tifosi un'altra soddisfazione, e naturalmente poi sarà il campo a dire effettivamente come stanno le cose. La Coppa Italia chiuderà anche una pagina della VL attuale per poi aprirne un'altra con un ritocco di mercato utile per il rush finale della stagione. È noto che la voglia di tutti a partire da Repesa era quella di cercare un innesto italiano per molti motivi che tutti conosciamo. Siamo andati molto vicini a concludere degli accordi che poi, non per volontà nostra, purtroppo sono saltati all'ultimo momento. Quindi è evidente che finita Coppa Italia riproveremo su questa strada con la volontà e la determinazione di arrivare a un risultato finale o italiano o magari, se non c'è altra soluzione, un non italiano.